Bentrovati ad una nuova edizione di Medical News, il TG della Salute di Medical Excellence TV. Apriamo parlando di sperma con DNA certificato. Sono stati ottenuti in Cina i primi spermatozoi in provetta con DNA certificato, ottenuti a partire da cellule staminali embrionali di topo. Hanno dato vita a cucciolate di roditori a loro volta, sani e fertili. Se il risultato venisse confermato anche dai test sui primati e sull'uomo, allora la tecnica potrebbe aprire una nuova via nella lotta all'infertilità maschile, anche se prima rimarrebbero da risolvere problemi di natura etica legati all'uso delle staminali di origine embrionale. Questa non è la prima volta che cellule germinali come gli spermatozoi vengono create in provetta a partire da cellule staminali. Il traguardo è già stato tagliato da altri gruppi di ricerca nel mondo che però, spiegano i biologi cinesi, finora non hanno mai dimostrato appieno la funzionalità delle cellule prodotte né certificato che il DNA non presentasse danni o mutazioni a causa della trasformazione indotta in laboratorio. Sembra una notizia di fantascienza, teletrasporto ed effetti sul cervello. Il teletrasporto è di là da venire, ma intanto c'è chi studia gli effetti che potrebbe avere sul cervello umano e scopre che lo fa oscillare. L'esperimento condotto in California ha teletrasportato un gruppo di volontari da un luogo a un altro attraverso ambienti virtuali ricostruiti al computer. Si è scoperto da tempo che quando i topi cercano di orientarsi in spazi nuovi, ad esempio all'interno di labirinti, il loro cervello produce delle particolari oscillazioni ritmiche. Questo fenomeno avviene anche nell'uomo ed è noto che a provocarlo è l'attività elettrica originata in una delle regioni più interne del cervello, parliamo dell'ippocampo. Per capire se queste oscillazioni siano innescate da stimoli esterni oppure siano invece una sorta di orologio interno per sincronizzare i neuroni impegnati nei processi di apprendimento, i ricercatori americani hanno fatto un esperimento di teletrasporto. Altra notizia particolare, scoperto un enzima chiave per il ringiovanimento della pelle, è stato identificato nelle centraline che danno energia alle cellule, ai mitocondri, e la sua quantità tende a ridursi nella pelle con l'avanzare dell'età. Se si riuscisse a mantenerlo costante nonostante l'avanzare degli anni, si potrebbe mantenere una pelle giovane. Questa scoperta fatta dall'Università del Newcastle potrebbe aprire le porte non solo a futuri cosmetici antietà, ma aiutare a capire come l'invecchiamento degli organi possa sviluppare nuovi farmaci come quelli anticancro. L'attività dell'enzima, che si chiama Complex 2, è stata misurata su campioni di pelle di 27 persone dai 6 ai 72 anni. Ora c'è quindi un biomarcatore specifico, un bersaglio da utilizzare per lo sviluppo di trattamenti e creme antietà per la pelle, che potrebbero essere fatti su misura per le diverse età e pigmentazione della pelle, ma anche per altre parti del corpo. Dall'artrosi alla gotta, dall'intossicazione da piombo al gozzo e caccia aperta alle malattie del grandissimo Michelangelo. Stanno infatti per aprirsi nuovi scenari di ricerca dopo la recente scoperta nei suoi ritratti di alcuni indizi riguardanti l'artrosi delle mani. Medici e critici d'arte sono pronti a lavorare fianco a fianco alla ricerca di prove concrete che dimostrino di quali malattie soffrisse realmente questo paziente d'eccezione. Nei secoli sono state attribuite molte malattie a Michelangelo, si va dall'artrosi alla gotta, dal gozzo tiroideo all'intossicazione da piombo, dovuta forse alle tempere o ai contenitori del vino ricchi di questo metallo pesante. Con l'aiuto di storici dell'arte si potrebbe dar vita ad una revisione critica delle opere compiute da Michelangelo per capire come la sua arte sia stata condizionata da queste malattie. Questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata. Nell'attesa però seguiteci anche nel nostro portale web di benessere e salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle. Alla prossima!